2020, le strade erano vuote, i negozi chiusi, la gente non usciva più. Ma la primavera non sapeva nulla e i fiori continuavano a sbocciare. E il sole a splendere. E tornarono le rondini. E il cielo si colorava di rosa e di blu. La mattina si può aspettare. Ma mi raccomando, lo sa bene, adesso non è scampo. La maestra Sharon ha spiegato le unità di misura a tutto campo. E si vorranno i cambellini. Diventava buio sempre più tardi e la mattina le luci entravano presto e le finestre sono chiuse. Era marzo 2020, i bambini studiavano connessi. E la voce della maestra Carla era divenuta da un sottofondo che aleggiava per tutti e per tutta la casa. Teniamo subito un esempio. Dopo chiusero tutto, anche gli uffici, e la gente si ammalava. La primavera non lo sapeva, le gemme continuavano ad uscire. Era marzo 2020, tutti furono messi in quarantena obbligatoria. I nonni, le famiglie e anche i giovani. Allora la paura diventò reale e le giornate sembravano tutte uguali. Ma la primavera non lo sapeva e le rose tornarono a fiorire. Si scoprì il piacere di mangiare tutti insieme, di leggere volando con la fantasia. Chi imparò una nuova lingua e chi si mise a studiare storia, e se dico storia dico anche maestra Rosa, perché chi non conosce il passato non riesce nemmeno a immaginare il futuro. Ci fu chi diventò dottore per aiutare chiunque un domani ne avesse avuto bisogno. Fu l'anno in cui si scoprì l'importanza della salute e degli effetti veri. L'anno in cui il mondo sembrò fermarsi e l'economia andare a picco. La primavera non lo sapeva, i fiori lasciarono il posto ai frutti, insegnando a tutti la forza della vita. L'anno scolastico è finito e vi ringraziamo per il vostro straordinario lavoro e vi auguriamo buone e sagge vacanze. Ciao! Grazie maestra Carla. Grazie maestra Sharon. Grazie maestra Rosa. Grazie maestra Marta. Grazie maestro Davide. Grazie signor Ciccio. Grazie maestra Muccia. Grazie direttore. Grazie scuola, mondo degli ulivi, ritorneremo presto a vivere.